Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse la puntata di Un giorno da pecora. Non l'ho fatto per lei, ma per Geppi l'ho fatto. Vabbè? Oh. Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Caffone. E cara, caro il mia presidente Giorgia Meloni, anche oggi, ultima puntata della settimana, anche oggi proprio da solo, proprio qua, da solo, dico. Grande, evviva! Vabbè, non so cosa che tutto questo entusiasmo mi sembra sinceramente immotivato, presidente Meloni. Cioè, lei è contenta che festeggia perché io sono da solo. Cioè, se io dico oggi sono da solo, lei... Grande, evviva! Vabbè, capisco che è Pasqua, almeno ci può dire che tempo farà a Pasqua, dico, visto che già che è qua. Che ne so, mica faccio il meteorologo, no, scusa. Vabbè, non si arrabbi, mamma mia, solo ho chiesto una domanda per sapere che tempo c'era, insomma, visto che il clima nel governo è buono. Che cosa? Questo avrei dovuto dirlo io. Certo, mica io che sono qua, quello. Comunque, sono sempre da solo per il terzo giorno consecutivo, presidente Meloni. È impensabile. Sì, però non con sto tono così importante. Però vabbè, comunque, importante, salutiamo anche... Geppi, ma tu mi stai indietro. Beh, ieri sera una puntata straordinaria di Splendida Cornice con la simpatica Geppi. Abbiamo scherzato, raccontato di quello che facciamo con Linus, Nicola e tutte le dediche, la canzone e poi le domande incrociate, la sigletta del nostro CDM, tutto da qua, da questo studio qua, proprio da qua, perché io ero rimasto qua da giorni, tutto qua in diretta. E poi ieri sera su Rai 3, finalmente, come avevate voluto, tanti ascoltatori insieme in trasmissione. Sono da solo, ma meglio solo che male accompagnato, che invece è la mia situazione. Cioè, sono male accompagnato dal nostro CDM. È solo anche di venerdì, sì, certo. Venerdì santo, tanto, tanto, tanto. Solo, solo, no, no, solo sì. Sei sì. Nessuno ti... Niente, nessuno, no, no. Solo. Certo, ormai così, vengo proprio irriso e bullizzato in questa vicenda, quindi non c'è nessuno, non è che spunta fuori qualcuno da sorpresa, un conduttore oggi, solo no. Solo tu. No, niente, solo io proprio. Ce la puoi fare. No, non ce la posso fare per niente. A mandare avanti questa trasmissione. No, pensavo a mandare, certo. Simpatico Lauro. Che non fa rima con niente, tra l'altro. Il conduttore. Conduttore, però faceva rima con Vauro, io ho detto questo, ma non riesco, il mio CDM non riesce a cantarmi una canzone insieme a simpatico Lauro con Vauro, proprio si rifiuta. Vabbè, ma vi prego, possiamo cambiare tema, veramente. Questo è vero, in effetti è un... Questo è un tema noiosissimo, ma siamo in così arrivando alle feste, alla festa, per la Santa Pasqua, lunedì non ci saremo perché è Pasquetta e torniamo martedì, però qui in diretta su Rai Radio 1. E cosa è successo? Le camere sono aperte, alcune sono aperte di più, altre di meno. Proprio nella mia c'è i caschi blu dell'ONU davanti all'ingresso, quindi proprio non c'è possibilità che entri nessuno. Mentre in aula presiede, come spesso fa, la Camera dei Deputati, Giorgio Mulè di Forza Italia. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha facoltà di rispondere. Prego. Sempre che non abbia preso il treno dei desideri per fermarsi a Ciampino, ma non credo. Quindi vada, Lollo! Grazie, presidente. Un saluto agli studenti presenti e ai loro docenti. Beh, giusto, quando ci sono degli studenti delle scuole in visita al Parlamento, è giusto che qualcuno li saluti. Però, Mulè, attenzione! Mi ruba. Cioè, perché c'è una cosa a cui tiene tantissimo Mulè, eh? Mi ruba il lavoro, quello lo faccio dopo io. perché toglieteli tutto a Mulè, ma non il suo saluto agli scolari, alle scolaresche presenti in aula in quel momento. Quindi, Lollo, mi raccomando. Non sapevo se l'aveva fatto e mi univo al saluto volentieri. Stia più attento, ministro Lollobrigida, cioè se l'ha fatto l'aveva sentito, se no non l'aveva fatto. Quindi, insomma, non l'ha fatto e quindi Mulè vuole farlo lui. Prima di ascoltarla, che farà piacere anche al sottosegretario Gemmato, che ricordiamo è il sottosegretario alla salute. Chissà perché dovrebbe far piacere a Gemmato questo saluto. Perché in tribuna ci sono gli studenti, le studentesse e i professori dell'istituto comprensivo Cifarelli Santarella. Certo che è molto comprensivo come Gemmato, no? Perché deve far piacere al sottosegretario Gemmato? Che sono di Corato.
Bari. Corato, l'appello Corato di Bari, e quindi il racconto si fa sempre più interessante. E la domanda che tutti voi che siete in viaggio per andare a fare il Ponte di Pasqua vi chiederete: ma perché tutto questo dovrebbe far piacere al sottosegretario Gemmato? Essendo sottosegretario anche lui pugliese, è particolarmente contento. Ah, mamma mia, che allegria! Gemmato non sta nella pelle, è diventato addirittura sbocciato per dire quanto è contento Gemmato. Perché non c'è nessuno oggi? C'è vacanza oggi? Questa è la domanda di Mulè, che vuol far finta, insomma, di essere il professore che spiega agli studenti del comprensivo Cifarelli Santarella di Corato perché non c'è nessuno in aula quel giorno. No, c'è soltanto un deputato, perché oggi è una giornata dedicata alle interpellanze. Ah, scusi, c'è un attimo un'interpellanza, devo un attimo uscire. Chiedo perché, che interpellanza aveva? Insomma, come quando a scuola viene chiamato qualcuno alla lavagna per essere interrogato. È un po' complicato, Mulè. Scusi, nel senso, lei dice che quando ci sono le interpellanze in aula non c'è nessuno, perché come quando a scuola qualcuno viene chiamato alla lavagna per essere interrogato, ma quando a scuola qualcuno viene chiamato alla lavagna per essere interrogato c'è tutta la classe, no? Il deputato che interroga il governo, e adesso vediamo se il governo è preparato e cosa risponde. Questo è un tema noiosissimo. Ha ragione, Presidente Meloni, guardi, però intanto interviene Gemmato, che comunque è di Fratelli d'Italia. Se mi permette di dire i saluti del governo alla scuola di Corato. Addirittura i saluti di tutto il governo alla scuola di Corato, è proprio il momento fondamentale di tutta la legislatura. Io peraltro vivo vicinissimo a loro, e quindi un particolare saluto personale. Vabbè, anche un grandissimo chi se ne frega, no? Con tutto rispetto per Gemmato e il per Corato, che fa tutto a rima, e anche per l'istituto comprensivo, che non fa rima. Mi sto quasi commuovendo da questo momento. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti. Meno male, quando parla così Mulè, io lo conosco, ho l'impressione che voglia salutare qualcun altro. Saluto le ragazzi, studentesse, studenti, professori dell'istituto comprensivo Don Francesco Mottola. Salutiamo gli studenti del comprensivo Mottola, faranno piacere a Gemmato, no? Non so se anche questo, no? Questa volta siamo a Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Vogliamo parlare della cipolla di Tropea, Mulè, oppure possiamo andare avanti così? Benvenuti alla Camera dei Deputati, che oggi è particolarmente, come dire, vuota. No, non come dire vuota, è proprio vuota, perché ci sono interpellanze, come a scuola quando interrogano uno non c'è nessuno, e quindi siete venuti, non avete visto, avete avuto la fortuna di non trovare i parlamentari, credo. Perché? Perché è una giornata dedicata alle interpellanze urgenti, per le quali il deputato presentatore interroga il governo. Beh, la cosa si fa veramente sempre più affascinante, Mulè, grazie, anche con la voce un po' da così Alberto Lupo, però abbiamo capito, ci sono le interrogazioni come a scuola, interpellanze, e quindi... Però vi godete così almeno l'aula nella sua magnificenza, senza il brusio che di solito c'è. Ah, che bello, che bella fortuna. Pensa, tu vai in Parlamento per vedere una seduta del Parlamento, l'unica volta che andrai in tutta la tua vita, e non c'è nessuno, però ti godi tutti i seggi vuoti. Poi invece alla Camera interviene la capogruppo del PD alla Camera, del Partito Democratico, Chiara Braga. Vada Braga. Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi di maggioranza e soprattutto del ministro Lollobrigida. Cosa c'è con il ministro Lollobrigida? Sarà in treno da qualche parte, non è che potete sempre chiamare il ministro Lollobrigida. Braga, di fronte a quello che le abbiamo chiesto, si sta allontanando dai banchi del governo. Sì, perché c'è il treno che parte, in quel momento deve andare di corsa, non è che può stare lì a sentire quello che dice Braga. Interviene Ascani allora. Collega Braga, aspetti un attimo che ripristiniamo il silenzio in aula. Sì, certo, è arrivata Lascani a ripristinare il silenzio in aula. È come quando Di Maio voleva abolire la povertà, cioè, nel senso, come si fa a ripristinare il silenzio in aula in un Parlamento dove c'è sempre un casino infernale, Ascani? Colleghi, vi chiedo il silenzio assoluto. Si sente proprio il classico silenzio dell'aula, quello che è stato ripristinato dalla Scani, che passerà alla storia, nei libri di storia, per essere stata la donna che ha ripristinato il silenzio in aula. Chi vuole uscire uscirà, chi non è interessata a questo dibattito uscirà. Quindi comunque uscirà, nel senso, chiunque, qualunque, comunque vada, uscirà qualcuno, cioè si può uscire se si vuole uscire, ma si può uscire anche se non si è interessati al dibattito. Ascani. Colleghi, la prego di richiamare, per colleghi, che sia la cortesia, pretendo che ci sia silenzio assoluto. Pretende che ci sia silenzio assoluto. Ascani purtroppo non l'ascolta nessuno, Ascani, perché già l'aveva ripristinato prima. Ancora Braga. Il ministro scappa, devo dire che non è la prima volta che qualcuno di quella parte scappa. Quando è il momento?
Sì, mi scappa la pipì, forse era quella cosa. Vorrei sentire solo l'inizio dell'audio precedente, perché c'è uno, non so chi, che dice: uè, senti, sentiamo. Uè, non so, si è al mercato, si è trovato uno, un amico suo, uè. E comunque Ascani. Ascani. Colleghi, chi è quello? Non lo so, chi è quello? Chi a me lo chiede? Ascani, chi è quello? Chi è quello? Collega Petrella. Potrebbe essere Petrella, esiste un Petrella? Sì, credo Fabio Pietrella, Ascani, è la Pietrella dello scandalo, tra l'altro, Pietrella di Fratelli d'Italia, ma lei riprendeva Petrella e quindi probabilmente Pietrella ha fatto orecchie da mercante. Collega Braga, prego. Collega Casu. Ormai è tutto un caso, un casu, un calice, c'è il casotto, casuno, un casino, che Ascani. Colleghi. Sì. Colleghi. Che cosa? Colleghi, intanto questa non è una fase nella quale naturalmente Chi? Cosa? No, questa chiaramente non è una fase in cui colleghi. No, nel senso, se poi c'è la fase in cui il colleghi, magari allora lì sì, si può intervenire, ma questa non è la fase in cui c'è il colleghi lì. Collega Fotti. Se lasciate parlare il presidente. Mi sembra che abbiamo ripristinato il silenzio comunque a Ascani, collega Fotti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Comunque c'è un silenzio. Certe volte sembra proprio di essere in chiesa quando si è nel Parlamento. Ascani. Colleghi. Sì, colleghi. No, colleghi, proprio nel senso. Non l'ascolta, povera Ascani, con tutto il rispetto. Prova un'altra soluzione, allora, vai. Ora, per cortesia, chi non ha la parola ascolta in silenzio. Ma questo che soluzione è? Cioè, in senso. In generale è così, cioè c'è uno che interviene e gli altri in silenzio, perché se parlano tutti contemporaneamente è un coro, cioè no, potrebbe essere il coro del Parlamento, vanno con il coro delle sirene di Ulisse, si comincia così, però come si fa? Innanzitutto chi è che parla, Ascani? Chi vuole chiede la parola. Ah, così, c'è democrazia, c'è uno, io chiedo la parola e poi... La collega brava. Ah certo, c'è la collega brava. No, ma non esiste la collega brava, scusi, nel senso, aspetti, dico, no, c'è la collega Braga del Partito Democratico. A lei a chi si rivolgeva? La collega? La collega brava. Ah, la collega brava, certo. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con la collega brava, brava, brava. Minnesota test, Minnesota per la test dei magistrati. Minnesota test, Minnesota, i magistrati tutti felici e grati. Qui finisce che non riescono neanche a copiare. Quattro volte, per ben quattro volte, il Minnesota si può anche rifare. 500, più di 500, le domande psicoattitudinali. Il CSM sceglie anche i docenti, ma qua non son contenti. È una norma simbolo, è una norma simbolo, è arrabbiato Santa Lucia. Qua si vuol far credere che i magistrati non stan bene e hanno qualche mania. Ma se ti metti all'ultimo banco il problema va via. A un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta le ultime notizie. Centrodestra esulta, i magistrati saranno sottoposti a un test psicoattitudinale. Dovranno mettere una croce sopra le condanne. Povertà assoluta in aumento anche tra i lavoratori dipendenti. Li riconosci perché sono quelli che chiedono l'elemosina in pausa pranzo. Israele e Ucraina. Crosetto ammette che l'Italia ha venduto armi ai paesi in guerra, ma spiega che la materia non è competenza del ministro della difesa. Bisogna chiedere al ministro dell'attacco. Il governo modifica la legge che vieta la vendita a paesi in guerra, renderà più rapido l'invio di armi, sparandole. Biden rassicura gli elettori americani, non manderò i nostri soldati in Ucraina, ci manderò quelli europei. Terza guerra mondiale? Biden ottimista.
è convinto che scoppierà la quarta. Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Caffone. E cara, e caro il la mio presidente Giorgio Meloni. Non capisco perché ogni giorno devo essere qua insolentito in questo modo così. È impensabile. Infatti, certo che è impensabile, presidente Meloni. Oggi ultima puntata del mese, anche perché è marzo. Torniamo il 2 di aprile, che è martedì, e potete guardarci in diretta sul canale YouTube della Rai. E soprattutto adesso andiamo a vedere il nostro buio cam per chi ci guarda in diretta video. Vedo completamente buio, quindi oggi proprio potrebbe esserci chiunque. La sigletta del nostro CDM ci chiarirà chi c'è oggi. Sentiamo. Ecco a voi. Ma che bontà, quando in cucina c'è Gianfranco Bissani. Ma che bontà, cucina bene con i prodotti sani. Ma che bontà, quando in cucina c'è Gianfranco Bissani. Ma che bontà, Bissani vuole dire qualità. Gianfranco Bissani, il più grande chef italiano di tutti i tempi. Signor Bissani, buongiorno. Ma qui fa troppo caldo. E poi avete cambiato lo studio, non riconosco più. Eh certo, sì. Abbiamo cambiato tutto, nel senso si cambia, si evolve. Come sta, signor Bissani? Bene, come sta? Bene. Scusa, ma c'è la bandiera bianca, rossa e verde, come mai? Perché noi siamo tutti di Fratelli d'Italia in Rai. Ah, scusa, non lo sapevo. Eh certo, sì, lei è venuto con la maglia nera. No, la maglia nera perché la maglietta corta, perché certo, poi fa caldo. Mi nasconde un po' la pancia. No? Non credo, sia un'operazione inutile, con tutto rispetto, signor Bissani. Come sta? Bene. Perché che pensavi, stassi male? No, sono contento che stassi bene. Cioè, nel senso... No, sto bene, mi fa piacere di essere qui. Oh, mi fa piacere di non ti prendere in giro. No, non prendiamo in giro nessuno. Assolutamente. No. Senta, signor Bissani, lei una volta, anzi, era lo chef più famoso d'Italia. Adesso non più? No, glielo chiedo, è ancora adesso? Ma io penso che non ci siano problemi, questo poi lo deve decidere la gente. No, perché una volta era lo chef più televisivo di tutti, no? Ma beh, che significa? Ho partato, cioè sono 40 anni che faccio Rai. Certo. Faccio ancora Rai, dunque. Sì. Qualche ospitata, poi sono diventato un opinionista. Sì. Parlo, scrivo, ti mando scrivo a... o scrido? Sgrido e scrivo. Scrivo libri, certo. Faccio le storielle su qualche uno che fa lo stupidino quando parla, ci sono parecchi. No, perché nel senso adesso con tutti sti chef in televisione è chiaro che un pochino è stato sorpassato, no? C'è Cracco, c'è Barbieri, Bastiani, c'è Locatelli, Cannavacciuolo, è un po' il nostro Un sogno. Il sogno, lo conosci il sogno americano? Beh, dipende, insomma, non di persona. Ma io lo conosco, il sogno americano è una bella cosa. Cioè? È una bella cosa. Ma cosa vuol dire? È un sogno americano per tutti questi chef. Chef, ma sono più bravi di Laeo? Tanto bravi. Più di me. Ma come mai, scusi, nel senso, no, chi è il suo preferito tra quelli che le ho citato? Ma non so, li conosco tutti, conosco, Fulvio Perangelini. Sì, no, di quelli che gli ho letto io, scusi. No, quegli altri non li conosco. Cracco non lo conosce? No, conosco, Cracco è un amico. Amico, quindi lo conosce? Sì, Barbieri è stato un mio allievo. Bastianic? No, vabbè, c'ho un po' di confidenza, ma non ce l'ho tutta questa confidenza. Cioè, non ce l'ha il numero? No, non ce l'ho. Locatelli? No. Locatelli poi quando ha fatto quando c'era la pandemia, che fece un po' lo spiritoso, mi fece pure nervosire. Cosa fece Locatelli? Beh, perché Locatelli a Londra pagarono sia ristoranti sia ristoranti che sia i chef o cuochi o camerieri hanno avuto il loro stipendio dallo Stato. Qui noi non l'abbiamo avuto. Sente, Cannavacciuolo? Cannavacciuolo è un bravo napoletano che si è trasferito sul lago di Aorta. Non ho chiesto dove vive, scusi, non ho chiesto dove abita Cannavacciuolo. Vabbè, te lo volevo dire, no, sta sul lago di Aorta. Sì, ma stiamo parlando dei suoi rivali chef. C'è un locale bellissimo. Da chi andrebbe a mangiare di questi che le ho detto? Ma non so, approccio per andare un panino con la mortadella lungo la strada. Ma perché no? Ma si mangia male di questi? No, si mangia benissimo, però io preferisco il panino con la mortadella. Senta, ma adesso va tantissimo la cucina in televisione, no? Masterchef fa un successo pazzesco, nel senso, questi giudici fantastici, perché non l'hanno mai chiamata lei a fare... No, io una volta sono stato ospite che mi fece innervosire un ragazzo, perché questi ragazzi che delle volte sono detto
tutti dei bravi ragazzi, sì, però cucinano bene, però, ma vogliono strafare. Sì. Ecco, quando fanno sul punto dello strafare, io ho detto, ecco, oggi con queste cucine fatte con l'azoto, sì, fatte con le basse temperature, tu lo sai come viene fatta la bassa temperatura? Ma no, non mi interessa neanche, io mangio il panino con la mortadella per strada, anche l'azoto. Con le basse temperature, spume, ultrasuoni. Come le fanno? Friggono con l'olio d'oliva, ma dai, per piacere. Non si frigge con l'olio d'oliva? Ma no, ma è... ti viene tutto quell'olio. Ma perché si frigge con l'olio d'oliva? Ma perché si assorbe, non è l'ultima si tecnologia. Si frigge con l'olio di semi. Di semi, certo. Però l'ultima tecnologia che abbiamo avuto al Giappone è stata la frittura sull'olio di semi. Sì. Noi con l'olio d'oliva negli anni 60 che arrivava a Roma, sì, dall'Umbria, dall'Abruzzo, sì, dove arrivava l'olio, sì, lo buttavano le signore dalla finestra perché piccava. Certo. Senta, ma perché non l'hanno mai fatto fare il giudice a Masterchef? Non lo so, forse sono antipatico. Le dispiace? Forse perché vado fuori i binari, sono un uomo che si è fatto da solo e critica da solo, critico me stesso, figura degli altri. Cioè, quindi è un po' discriminato, diciamo, c'è una lobby dei cuochi? Beh, non mi vogliono bene. Perché non le vogliono bene? Perché io sono antipatico. Ma solo perché è antipatico, scusi? Potrebbe essere, no? Quindi non la chiamano a Masterchef perché è antipatico? No, io... penso che, cioè, loro seguono dei copioni, io non li seguo copioni. Io quello che mi sento nel cuore. Vabbè, anche loro ci faranno delle idee loro, perciò mica. Lo so, ma quello che sento io dico, che sento nel cuore quel momento. Cioè, lei, diciamo, è un pericolo pubblico. L'ultima volta che venne da noi, gli animalisti hanno denunciato me, lei e il direttore di Radio 1. Glielo dico solo questo, nel senso. Sì, no, non mi faccia questa faccia, glielo dico io. E perché cosa? Ma per una cosa che poi così, per una cosa di animali. Senta. Ma quei due signori che stanno a fare? Il CDM, che duo Meloni, vuole che le suonino qualcosa? No, vabbè. Le hanno suonato la sigla quando è arrivato? Non l'ho sentita. Ed oggi con noi c'è Gianfranco Vissani. Ma che bontà, quando in cucina c'è Gianfranco Vissani. Ma che bontà, ma che bontà. Cucina bene con i prodotti sani. Ma che bontà, ma che bontà. Quando in cucina c'è Gianfranco Vissani. Ma che bontà, ma che bontà. Vissani vuole dire qualità. Contento? Le è piaciuta? Beh, quella è carina. Ha visto? Quindi si chiedeva cosa facevano, no, i due CDM, si chiamano Che Duo Meloni. È vero. Ma che ce frega, ma che ce importa, no, vabbè, no, sì, così. Noi ci mangiamo il panino con la mortazza. È vero. È vero, è vero. Però voglio dirti, tu lo sai che prodotti italiani è difficile trovarli. Cioè, beh, in Italia sì. No, è difficile trovarli italiani. In Italia? In Italia. Cioè? Perché il 90% della produzione che va nella grande distribuzione, sì, sono tutti esteri. Per questo inverno hanno venduto carciofi che dicevano che erano... Dalla Francia mi arrivano? No, dal Sudafrica. Dal Sudafrica, i carciofi. Perché? Perché sì. Ma adesso c'è il Ministero della Sovranità Alimentare, scusi, c'è Lollobrigida. Sì, Lollobrigida che è un caro amico mio, però stiamo facendo il tutto perché io sto lavorando anche un con po'... Con Lollobrigida. Insomma, vorremmo far passare il patrimonio mondiale dell'UNESCO la nostra cucina, sì, territoriale, sì, e non ci siete riusciti. No, aspetta, vediamo, stiamo facendo del tutto perché possa passare. Ha ragione Lollobrigida quando dice che i poveri mangiano meglio dei ricchi. Ma non è che voleva dire questo, Però ha detto quello. Lo so, però ti voglio dire, allora, quello che se lo può permettere manda il suo cameriere o il suo maggiordomo, certo, e lo manda a comprare il prodotto che magari quelli che magari non arrancano per arrivare a fine mese. Ma non ce l'ha nessuno il cameriere, scusi, in casa, cioè avrà lo 0,1% in Italia. Però quelli che ce l'hanno mandano i camerieri, quell'altro magari facciamo una cosa, andiamo. No, ma che c'entra, cioè, per mangiare meglio? Non è che ci vuole mangiare meglio perché sanno scegliere meglio i prodotti. No, non ma è lui che dice il prodotto cresce dentro casa. No, certo, che è chiaro. Però lui diceva al contrario, che i poveri mangiano meglio dei ricchi perché i poveri vanno nei posti, nelle trattorie, mandano a mangiare direttamente dal produttore. Ma no? C'è stato un momento che si lavorava con la trattoria, e se la trattoria si fermavano camionisti perché si mangiava bene. Ma oggi sono finiti anche quelli. Quanto bisogna spendere per mangiare bene? Ma io penso sui 100 euro. A testa? 80, 100, bisogna vedere. Senza vino?
No, con il vino. Col vino, beh, ascoltami, no. Se per caso tanti, io voglio dirti, sì, ma se andiamo, so, se andiamo in due sono 200. Dal mio punto di vista sono sempre tanti. Beh, direi dal punto di vista di tutti. Però lo so, però è inutile che andiamo a scegliere dei vini costosissimi, oppure prendiamo del pesce di Pranza, oppure prendiamo delle cose particolari che arrivano dalla Francia o italiane che costano il Quindi 100 euro per mangiare bene. Quindi se, se spendete meno di 100 euro vuol dire che mangiate male. Scusate, Alain Ducasse. Chi? 20 anni. Alain Ducasse. Alain Ducasse a Monte Carlo. Sì. Che faceva mangiare le alette di pollo. Sì. Sauté. Sauté. Tu devi sentire che roba. Ma Monte Carlo però. Quanto... ma io le... E quanto ma... la pagava? Niente, pagavo... Come niente? A Monte Carlo, alle Ducasse, le alette di pollo, quanto saranno costate? Con il caviale. Con il caviale. Quindi buonissimo. Quanto costavano? No, io l'ho fatto col caviale. A lei? Lei. Io ma quanto fatto... costavano queste alette? Col 20.000 lire all'una. 20.000 lire, una? Una porzione, me che vuoi? Te lo regalo? Ma no, non ho capito, insomma, comunque... Oh, ma è terribile, dove l'ho trovato? Ma da lei, quanto si spende al suo ristorante a testa, signor Ma adesso facciamo un progetto bello e te lo farò sapere. Sì, sì, che anche la simpatica Geppi che deve venire poi non viene mai. Anche tu devi venire a mangiare. Sì, certo. Però a te ti faccio pagare, a Geppi no. No, certo. Ma quanto si spende nel suo ristorante, signor Vissani? Ma 100 euro. 100 euro, 100 a testa? A testa. Più il vino? Più il vino, sì. Poi lì dipende che vino. Ammazza caffè? Ammazza caffè, sì, vuoi un Calvados del 48? No, io del 32? Ma no, io sono già Calvados di mio, si figuri. che matte risate qua. Senta, poi parliamo del menù. Lauro, di... dove l'ha presa questa battuta orrenda? Mi è venuta così, Presidente, le chiedo scusa. Senta, hai visto i meloni qui? No, questi sono meloni? Sono meloni. Invernali. Certo. Che non sanno di niente. Ma come non sanno di niente i meloni Ma invernali? No, io non so come fanno a produrli. E non so, ma me lo chiede, perché i meloni invernali... No, vabbè, però vedi, c'è una signora che ride. Che ride, sì, perché lei ha detto meloni invernali. Senta, stiamo preparando perché, insomma, siamo pronti per Pasqua. Guarda, ti voglio far vedere quel panettone. Ma non lo vede nessuno, su Rai News, il panettone... Quanto deve costare un panettone buono? Il panettone quello non è buono, non ci sono le Ma non le lo vede arve. Nessuno quel panettone. Le arve, cioè un panettone quando tu lo spacchi a metà, sì, devono essere tutte larve così. Larve? Arve. Arve. Ah, i buchi. Sì. Ma è meglio l'uovo o la colomba a Pasqua? Ma se è fatto col cioccolato buono, cioè prendi un cioccolato buono. L'uovo. Lei ce l'ha un record di colombe suo? Io faccio le colombe e faccio panettoni. Ma anche no, di colombe mangiate, dico. C'ha un record suo? Beh, io la posso, quando comincio a mangiare la colomba che mi piace, la mangio pure una e mezza. Come minimo? No, come minimo. No, una e mezza. Il record è una e mezza. Ma da... Scusa, perché le ride? Perché la nostra Beatrice del CDM ride. Oggettivamente una colomba... Ma CM che è? CDM quello lì dei tribunali? No, CDM... Che duo meloni! Ha capito? CDM che duo meloni. Ah, due meloni. Che la battuta... No, che non due che meloni. Che duo meloni! Cioè c'è la battuta CDM, Consiglio dei Ministri, che duo meloni. È pronto per Pasqua? Ha già cucinato tutto? Sì, ho fatto dei piatti, anzi devo fare adesso, domani... Tra poco, aspettiamo che c'è il GR1, tra poco lo diciamo dopo. Comunque, come GR1? Tra poco c'è il GR1. E... Ma se è il GR1 lo so sentire da stamattina. Ma ogni mezz'ora c'è il GR1, è ovvio. Nel ogni senso, mezz'ora? Ogni mezz'ora, ogni ora, insomma, poi c'è il GR... Guarda che bella ufficiale. Ma adesso le spegniamo tutte le televisioni. Vabbè, ti sto spiegando, mi stai facendo vedere. Ma non lo vede chi Ma sta la pecora casa. Che sta qui, tu la metti. Qua. Dammela qua. No, le do la pecora che già è quello. Senta, mi raccomando, oggi è venerdì santo, deve fare il bravo. Lei è più un santo o un peccatore? Io credo molto nella religione, sì. Credo molto in Gesù Cristo, però non vado d'accordo con questo Papa. Perché? Non mi piace. Adesso cosa c'ha questo Papa che non va bene? A me non piace. Perché a lei... me mica ho detto non, è un peccatore, non, lei. Non mi dà... Tra l'altro lei c'ha le scarpe rosse anche oggi, come lo so, sempre. Quante paia ha di scarpe rosse? 200 paia. 200 paia? Sì, ma che me li danno, perché me li mandano. Sì, certo. Sì. Omaggio. Tu non mi ha mandato mai niente. Omaggio. Ma, no, ma neanche lei, scusi, Come no? Ti ho dato pure un cocomero giù, eravamo ad Assora. Ma quando cocomero a Sora, ma non c'è nessun cocomero, ma mi ha mai dato. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il cocomero. Ma qual è il cocomero di Sora? Te l'ho dato. Ma no. L'arrabbiatura più grossa, beh, sai, diciamo quelle più significative sono state quelle professionali, che non molte volte
ma sì, anche con gli uomini, cioè poi gli uomini, no, non è che gli uomini, insomma. No, nel senso nel rapporto con gli uomini, dico, con quattro gatti, ma non c'entra, no, quattro gatti che ti hanno, no, fatto uomini la e donne corte. Non importa, beh, però no, insomma, non importa. Con l'uomo quando c'è c'è il rapporto sentimentale, così bisogna più. Avere il coraggio di mantenere la propria posizione, sì, anche sapere che cosa uno paga. Sì, ma mai tirato una bottiglia, qualcosa nella, no, vita, una volta ho tentato di investire il mio ex con la macchina. Vabbè, ma non è una cosa grave, no? Nel senso, scusi, l'ha preso? No, fortunatamente era abbastanza atletico, è saltato sul cofano mi voleva impedire di andare via. Via, certo, chiaro. Ed era una violenza psicologica, certo. Possiamo perché tu dire mi vuoi... chi è un tennista? No. Possiamo dire chi è? Sì, vabbè, il mio ex marito, insomma. Sì, lui, signor Antonio, lo sa sì, Alessandro si chiama. Alessandro. Che quindi, peraltro è il mio più caro amico, tra l'altro, perché perché è rimasto in vita. È sopravvissuto e quindi... Quindi lei è partita, ha messo la prima, la seconda, e ha cercato di prenderlo. Lui si è non ho cercato di prenderlo. Sì. Lui si era messo davanti perché non voleva farmi andare via. Pensando che tanto non è che quindi, mi investe. Prima mi voleva impedire di salire sulla macchina. Sì. Siccome io sono riuscita a salire sulla macchina, si è messo davanti alla macchina, io ho ingranato la marcia e sono partita. Ma quindi lui non è che si è buttato, nel senso ha fatto proprio perno lei venendo. Sì, che... sì, esatto. E a quel punto cosa ha fatto? Ha girato in modo da buttarlo giù dal... No, sono andata via. Insomma, ma con lui sopra il cofano? No, lui si è detto, ha fatto uno zompo, come dicevamo prima del tir. Si è buttato di lato. Ha capito che non era il caso di fermarsi. Non se l'aspettava, no, secondo me se lo aspettava. Si fa la faccia di Meloni inquietante ieri, com'era? Aspetti, mi lavo gli occhiali un attimo. Sì, in diretta su Rai Radio 1, Bonelli. No, ma non era quella. Imiti un po' il presidente. È vero che imita Giorgia Meloni? Ma in realtà Giorgia non è che la so imitare bene, so soltanto dire due frasette così, insomma. Beh, insomma, non è mica male così, ma che... però non mi sento fortissima su di lei, però c'è una voce che mi fa ridere, la voce che Perché cos'è? Garbatella? Che cos'è, nel senso... Esatto. Perché magari è un quartiere di cui sono specializzata, io su quello sono molto... molto faunetica della delimitazione, devo aver conosciuto quell'ambiente per poterlo fare, quindi nel film facevo quella del centro un po' aristocratica, come fa? Quello lì che parla così, mi state super mega simpatici, adoro il vostro programma. Calenda, una canzone viene però, le è venuta in mente secondo una canzone... me mi viene, dunque, attenzione, se la scritta, facciamo l'aria della Traviata, la donna immobile, Okay. Quindi cominciamo in diretta su Rai Radio 1, impronta. Il vicepresidente della Camera è Giorgio Mole, Fratelli d'Italia, di Forza Italia. Canta Calenda immobile, qual sinistrato, molto adirato, col campo morto, mo si è stufato ed è arrivato, mi raccomando, non ti scocciar, Calenda immobile, qual piuma al vento, vieni a Surriento, non te ne andare. Giorgio Mulè. Testo di Angelina Mango e Madame. Musica di Angelina Mango, Dardast e Madame. Dirige e suona il maestro Dario Nardella. Canta Matilde Siracusano. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa, io la indosso a testa alta sul collo, la mia collana non ha pelle di saggezza, e mi hanno dato le perline colorate per le bimbe casinate con i traumi, da snodare piano piano con l'età, eppure sono a Pasqua guardo zero drammi, quasi quasi cambio di nuovo città, che stare ferma mi viene, a me mi viene la noia, la noia, la noia, la noia, muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è cosa più grande, non si resta che ridere, in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia, total. È la cumbia della noia,
Bravissimi. Un giorno da pecora single. Super super bonus, Giorgetti tira il freno al bonus. Super super bonus, i soldi sono sempre meno. Il CDM introduce restrizioni, lo sconto in fattura nella spazzatura. Super super bonus, stop alla remissione in bonis. Super super bonus, stop all'accessione del credito. Il CDM introduce restrizioni. Sono state troppe le agevolazioni del super super bonus. D'accordo con Salvini. Tetto del 20% alla presenza di stranieri nelle classi. O rischiamo di aumentare uno squilibrio che nelle scuole del nord la Lega riscontra da anni. Gli stranieri erano molto più bravi di Renzo Bossi. Un giorno da pecora. Solo su Radio 1. Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Caffone. E caro, cara la mia presidente Giorgia Meloni, oggi ultima puntata della settimana, del mese, prima della Pasqua, in studio con noi c'è... Vissani, già che sei qui, facci un bel riso. Gianfranco Vissani, sei qui, dai facci un riso. Gianfranco Vissani, il più grande chef di tutti i tempi, signor Vissani. Allora, siamo pronti, menù di Pasqua. Un augurio a Giorgia Meloni. Subito, è il menù di Pasqua? No. Perché lei adesso è meloniano, ricordiamolo. Grande, no, evviva! Grazie. Io sono meloniano come te. Sì, beh certo, sì sì. Vabbè. Sì. Le piace allora, Giorgia Meloni? Mi piace, sì, ultimamente però sta troppo sulle sue. Cioè? Dovrebbe entrare più? Su una fascia verso il popolo, verso la gente comune. Ah, cioè, ti faccio un esempio? Non lo so, mi sembra... di vedere magari, sai, questi vecchi senatori, questi vecchi, questi che sono molto, neanche quando ti incontro neanche ti salutano. Cioè, quindi non l'ha salutata quando è andato da no, te? No, 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 a me mi saluta sempre. Ma viene a mangiare da lei? Ha degli occhi freddi la Meloni. Vabbè, perché sarà molto impegnata. Lo so, però la dolcezza riesce sempre a pagare. Ma sa, quando uno entra nel palazzo poi diventa complicato. Lo so, però la dolcezza riesce sempre. Si è imborghesita, dice. E Giorgia dovrebbe fare un'operazione molto grande per aiutare l'Italia. Cioè quale? Qualsiasi cosa che fa lei per me è giusto. Giusto. Senta, lei una volta l'ha paragonata a un soufflé, il Giorgia Meloni. Sì, perché un soufflé, perché quando si innervosisce esce fuori, così si alza, il soufflé si alza. No? Sì, ma il soufflé si alza con signorilità. E beh, anche Giorgia. Lei parte a... Anche Giorgia è bravissima, E se non fosse un soufflé ma un altro cibo, proviamo a immaginarci un altro cibo, signor Vissani, lei che è il re degli chef italiani. Ma non so, potrei fare una zuppa di parmigiano. Cioè la Meloni potrebbe essere... No, una zuppa di grana padano, perché bisogna essere bipolare. Cioè la Meloni potrebbe essere una zuppa di grana padano? Sì. Perché? Con le crosticine che noi avanziamo, che poi ci mettiamo addirittura delle polpettine di agnello. Ma perché questo? E poi dei puntini di passion fruit. Un goccettino di passion fruit. Passion fruit? Cioè passion... nella zuppa di... No, perché vengono subito a galleggiare sopra, sfioro. Ma questa è una roba meticcia, di integrazione, siamo contrari. Ma che meticcia? Sì, il passion fruit. Ma scusi, il passion fruit nella zuppa di parmigiano è una cosa che può piacere a Fratoianni. Ma no, ma guai, chi è Fratoianni? Ma no, non è buona a cucinare quello. No, no, è buonissimo, invece cucina bene Fratoianni. Ma per l'amor di Dio, quello non è buona manca Fagaperi. Ma no, ma ne assicuro, Fratoianni l'altro giorno è stato qua, ci ha raccontato che è molto bravo a cucinare. Senta, e Salvini che piatto invece potrebbe essere? Salvini potrebbe essere anche magari, che ti posso dire? Me lo dica. Loro a Pusse dal Pago, sai dov'è Pusse dal Pago? Non vedi? Tu non sei un cazzo, come si fa? No, ho capito, però scusi. Rachele, mi vuoi dire qualche cosa? No, ma guardi, Fratoianni è quello lì, vede? Adesso, sì, ma ho capito. No, allora, dicevo, Salvini, che piatto è? Non dica uno semplice che capisca anche allora, a Pusse dal Pago ci sono delle... In Brasile?
No, che no. Brasile, sta prima di Cortina. Ah, Posse dal Pago. Posse dal Pago. Ah, sì. Vabbè. Ma, no, ma io veramente, tu sei, non sei di Roma. No, tu... di Milano, infatti. No, ma volevo sapere che piatto è Salvini. Salvini potrebbe essere loro, sicuramente. Loro, l'agnello è un doppe, no? Ma chi loro? L'agnello in Italia è un doppe. Loro invece la devono chiamare pecora. Pecora. Però sono agnelli e sono, penso, la carne più buona che c'è e in Italia. Quindi Salvini cosa potrebbe essere? Potrebbe mangiare una coscia d'agnello. Ma no, non cosa potrebbe mangiare. Io volevo sapere da lei se si immagina un cibo che rappresenta quello che è Salvini. Ma una coscia d'agnello, una coscia d'agnello rosata, affettata su un piatto, so, per esempio con del brodo vicino di agnello, poi sopra una coscia di come poi ci mettiamo della carbonara e sopra dei puntini di zafferano. Ma perché? Ma perché sì, perché te la bevi quando bevi l'agnello, senti la fragranza, l'esplosione, senti la vita, l'amore. L'amore. L'amore per la cucina, ma tu non ce l'hai l'amore per la cucina? No, no, ce l'ho. Tu mangi, sì, no, tu mangi tramezzini. No, no, no. E adesso per fortuna alziamo un po' il livello, perché collegato con noi c'è Cacciari. Massi Cacciari. È il massimo. È Cacciari. Massimo Cacciari, il più grande filosofo di tutti i tempi. Signor Cacciari, buongiorno. Buongiorno. Senta, signor Cacciari, in studio con noi oggi c'è Gianfranco Vissani, il più grande chef italiano. Vi conoscete? Vi siete mai... Buona Pasqua, signor Cacciari. Buona Pasqua, maestro. Vi siete mai incrociati, incontrati? Beh, io sono stato spesso a Venezia, ma non l'ho incrociato mai. Non siamo mai incrociati. Signor Cacciari, è mai andato a mangiare dal signor Vissani al ristorante? Troppo caro. Lo so, infatti. Lo so. Devi venire giù con un po' di soldi della... No, è troppo caro, la smetta, ha ragione. Ma quale è caro? Io quel quale? Vabbè, un po' caro, 100 euro a testa è caro, scusi. Senta, professor Cacciari, è pronto per le vacanze di Pasqua, per la festa di Pasqua? È una festa che la colpisce, che la vive, che le piace? Beh, è una festa importante, meriterebbe di rifletterci sopra, soprattutto in questo periodo, di questi tempi, meriterebbe una riflessione. Quale? Insomma, veda lei, insomma, forse pensare un po' a rinascere. Sì. Non sarebbe una brutta idea, visto che stiamo, invece di pensare ai nativi, pensiamo soprattutto ai morti, no? E come dice il nostro presidente Giorgia Meloni, moriremo tutti. Quindi, nel senso, insomma, questo è. Ma e invece la Pasqua, quella più terrena, cioè l'aspetto della festa, delle feste, le piace, professor Cacciari? O... Ma la festa, sa, etimologicamente festa vuol dire qualcosa che sta fermo, sì, che ritorna, che sta fermo, un giorno saldo, un giorno certo, sì, e per quello si ritualizzano le feste, eccetera. Dovrebbe essere un momento in cui dalla inquietudine, incertezze, insicurezze, malintesi, fraintendimenti, negligenze, eccetera, eccetera, riflettiamo un po' saldamente. Invece non su sarà... noi, e sulle nostre vite, su certo, quello che vogliamo fare. Se... Non momenti di semplice distrazione, insomma. Certo. Cioè, ci sono anche quelli, per carità, nella vita occorre anche divertirsi. Certo. Però, insomma, in un'epoca in cui davvero i margini per divertirsi sono ridotti al lumicino, sarebbe utile usare le feste anche per trovare una qualche saldezza. Però teoricamente, scusi, professor Cacciari, quindi in un'epoca in cui i momenti per divertirsi sono ridotti al lumicino, quando ci sono bisognerebbe ancora provare a divertirsi ancora di più, allora. Sì, non c'è nulla di male nel divertirsi, nulla di male. Scusi, se le chiedo questa cosa, professor Cacciari, ma lei la fa la gita fuori porta a Pasquetta? No, non l'ha mai fatta. No, magari l'avevo anche fatta, sì, non ricordo, ma insomma. Non le piace? No, non sono proprio in vena in questo periodo di gite e di divertimenti. Senta, anche se non ho nulla contro i divertimenti, certo, mi piacerebbe sapermi divertirmi, ma proprio in questo periodo non ce la faccio, non ce la faccio proprio. Senta, e tra le cose più terrene di Pasqua preferisce l'uovo o la colomba?
sì, l'uovo, se la cioccolata è buona, piace pure l'uovo. Certo. E se la colomba è buona, mi piace sì, pure la colomba. Sì, ma se dovesse scegliere, insomma, sa che la vita è fatta di scelte, dico, se dovesse scegliere tra un uovo buono e una colomba buona... Una colomba. Lei ha, qui in studio il signor Vissani ha un record di una colomba e mezza intera mangiata. Come una colomba e mezza? Mangiata da lui? Sì, da solo. No, posso fare una domanda? Il mio record è sì e no, una fetta e mezza. Una fetta. se vuole fare una domanda, diciamo sì, faccia la domanda. No, io volevo dire, signor Cacciari, questo. Non esistono più... uno che va a fare Natale, Capodanno, certo, Pasqua, sentito nel cuore, sì, oggi è tutta una festa, sì, non gli frega niente di quello che succede, sì, non c'è differenza, non c'è differenza. Vanno solamente a mangiare, a mangiare, ma è così. Ma è sbagliato questo, sbagliato. È profondamente sbagliato. Poi cioè, è arrivato solamente Natale, a Pasqua, è arrivato Pasqua, solamente il consumismo, certo. Uova che non si sa da dove arriva la cioccolata, sì, non si sa da dove arrivano queste farine, tonnellate, milioni di tonnellate, lì, e tutti usano quella maledetta Manitoba per poter fare una colomba. Cos'è la Manitoba? È una farina artificiale che fanno nel Canada. È una vergogna e basta, chiuso. Basta la Manitoba. Senta, professor Cacciari, lo mangia l'agnello a Pasqua o... No, a me non piace la carne. Ma non le piace la carne nel senso che è vegetariano? No, non mi piace niente di ideologico, per carità. Ma le castraure non le piacciono? Chi? Ma non sono mica carne le castraure. Ho capito. Ah. I gamberi di laguna, le moeche. Il pesce mi piace moltissimo. Pesce le piace. I gamberi di laguna, le moeche. Verdura, pesce, formaggi, mi piace tutto, la carne non mi piace. Quindi mangia il pesce sì, a Pasqua. Ma certo. Certo, sì. No, vabbè, insomma, ma è meglio Natale o Pasqua potendo scegliere? Ma ripeto, come si diceva giustamente prima, sì, ogni festa ha il suo significato, non è da scegliere. Certo, ha ragione. A Natale bisognerebbe pensare a ciò che significa Natale e a Pasqua a ciò che significa Pasqua. Senta, le faccio una domanda un po' blasfema. Chi è il politico italiano che avrebbe più bisogno di una resurrezione? Tutti. Salvini, dice, perché quello è un po'... Mi sembra che è quello che sta peggio adesso. Più in difficoltà. Signor Cacciari, grazie e buona Pasqua. E... A lei, a voi. Anche a lei, buona Pasqua, signor Cacciari. Buona Pasqua. Senta, signor Vissani, lei che è il più grande chef italiano, lei è stato d'Alemiano, salviniano e adesso è meloniano. No, io sono stato... Allora, era D'Alemiano, no, era il cuoco di D'Alema, no. Lo chef di D'Alema. Allora, Massimo D'Alema è un grande amico, sì, sono d'accordo, è un grande gourmet, sì, e questo qui ci fa piacere. Fa anche il vino adesso. E fa anche il vino perché fa un vino squisito. Faceva meglio il politico o il vino? No, ma sono il vino perché lui fa Narnul, Pino Nero, Sfide, sì, e fa la Maddalena. Sì, ma è meglio come viticoltore? Come lui politico? È un bravo uomo. Bravo. E per me è il più grande politico che c'è in Italia. Sa tutto, di tutto e di più. Però lei ha votato per la Meloni. Ma non fa niente, io amo la Meloni, ho amato, sì, Andreotto, ho amato Craxi, Salvini, ho amato Cossiga. Ho avuto anche la fase Salvini. Ma sì, ma Cossiga è stato il mio più grande amico. No, Salvini, dico. Salvini è un mio grande amico. Dico, ha avuto anche la fase di innamoramento per Salvini. Ma ce l'ho, no, non è la fase. Beh, un po' sì. È per quello che fa, per quello che fa. Adesso cosa gli è successo a Salvini che è un po' giù di... Non lo so, no. Eppure dovrebbe stare a essere un bravo ragazzo, puntiglioso. Certo che è un bravo ragazzo, sì. Ma poi c'è Zaia. Mi piace Zaia. Chi vorrebbe al posto di Salvini come segretario della Lega? Beh, potrebbe essere anche Zaia. Zaia, le piace Zaia? Zaia è un bravo uomo. Bravo uomo, sì. Senta, ma e Tajani che piatto potrebbe essere? Tajani è un mio grande amico, lo sai. Sì, ma tutti sono suoi grandi amici. Vabbè, che significa? Però sei terribile. No, ma non le ho chiesto se Tajani è suo amico, le ho chiesto che piatto potrebbe essere Tajani. Ma potremmo fare un mappamondo. Mappamondo, ma non è un piatto il mappamondo. Ma ho capito, ma lui è il ministro degli esteri. Sì, ma mi dica un piatto, proprio una portata. È una portata, che possiamo fare? Non lo so, è lei il cuoco. Vabbè, signor Vissani. Facciamo una zuppa di lattarini. Una zuppa? Di lattarini. Lattarini, che... Lattarini. 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 Lattarini.
Lattarini sono pesci piccoli così che si fanno fritti. Diciamo, ognuno c'ha il suo lattarino. Questo... Chiama Rachele per piacere. No, lo so, il pesce piccolino. Perché Tagliani è una zuppa di lattarini? Perché sicuramente in una zuppa, in un brodo, per esempio, diabete. Diabete? Sì, con lattarini fritti dentro. Sì. Lui dovrebbe nuotare, dovrebbe essere l'immenso. Di Tagliani che nuota tra i lattarini. E il brodo diabete. E diabete. Buonissimo il brodo diabete. Abete... Abete pianta. Pianta, pianta, sì. Sì. Cioè, ma scusa Laura, ma dove cazzo vieni? No, sono qua con lei, sono qua con lei, scusa, non si preoccupi. No, ma scusi, non si possono dire queste parole. Ma è strano, non conosce niente. Non so strano io. Senta, e invece Ligeline? Non lo so, non la capisco mai quando parla. Perché non la capisce? Non riesco a capirla, io ci provo. Non... Vabbè, dopo me lo spiega, perché adesso con noi c'è... No, adesso non c'è, adesso non c'è. Adesso con noi c'è... Adesso con noi c'è... Ignazio La Russa, figura indiscussa. Ignazio La Russa, bella di tribussa. Ignazio La Russa, presidente del Senato. Signor La Russa, buongiorno. Buongiorno. Mi piace che sono in treno, è possibile che cada la linea. Vabbè. Però facciamo in fretta. Sì, buongiorno presidente. Il signor Vissani, il grande chef, è qui con noi in studio. Beh, lo apprezzo molto. Ci conosciamo. Sì. Non so, secondo me il signor La Russa cucina meglio di Vissani. No, Vissani è più bravo. Sì. Ma la pasta, la norma, siamo pari. Certo. Giusto. Senta, presidente La Russa, lei che è la seconda carica dello Stato, deve rispondere a una domanda che il paese si fa. Uova o colomba? Cosa preferisce, presidente La Russa? Uova al latte. Ah, uova al latte? Gianduia no, presidente? Perché Gianduia? Anche Gianduia, va bene. Cioccolato al latte, intende. Cioccolato al latte, non fondente. Non fondente, io no, sono rimasto Peter Pan in questo. Certo, sì, ma non solo in quello. Senta, presidente La Russa, ma invece cosa mangia a Pasqua? L'agnello lo mangia? Ma guarda, quando ero bambino, ma proprio bambino, abitavo in Sicilia, mio padre faceva l'avvocato e a Natale i tanti clienti poco paganti o non paganti portavano regali. Sì. Ricordo che regalarono un agnello vivo. Sì, venne in casa il macellaio di famiglia, chiamiamolo così, che nel terrazzo di casa stava provvedendo a macellarlo. Sì, io e mia sorella ci schierammo a salvezza dell'agnello. Dell'agnello, certo. E lo riuscimmo a mandare in campagna nostra sull'Etna. E quindi avete salvato l'agnello. Esatto, e io per circa 20 anni non ho mai mangiato l'agnello, poi ho cominciato a mangiarlo. Anche perché non ho mai saputo la sorte dell'agnello una volta salvato. Pensiamo sia andato in campagna da solo, ma cucina lei a Pasqua in casa, signora Russa? No, ammetto di no, però ripeto, qualche volta cucino. Certo, e cucino. Sì. Senta, ma il menù di Casa La Russa a Pasqua qual è? Oh, sai che non te lo so dire, però. C'è un menù tradizionale che comprende sempre la pasta alla norma, comprende sempre un tipo di arrosto con dentro cetrioli, cose del genere, che in Sicilia si chiama falso magro. Falso magro, che è diverso. Come dici no, tu? No, non è falso magro, il falso magro è un'altra cosa, questo è il falso magro è quello che sembra che sia non tanto in carne, insomma. Però mi dica la ricetta E poi c'è insalata russa. Ci credo, l'insalata russa in casa... vitello tonnato con l'insalata russa, certo. O anche caponata siciliana, ecco, potrebbe essere questo un menù. Però l'agnello potrebbe essere. Presidente, la caponata è il più bel piatto che c'è in Italia. Sì. Fatta bene. La caponata è un altro di quei piatti difficilissimi da fare, ma che io mi cimento qualche volta. Sa fare la caponata? Come la fa la caponata, presidente? Il segreto principale sta nel friggere separatamente tutti gli ingredienti. Guai a far friggerli insieme. E poi deve essere un po' dolce, un po' acidulato, diciamo. Certo. E
quindi la, la capacità di combinare questi due elementi dà il successo o meno del... dico bene, Vissani. Sì, ce lo metti un po' di cacao, presidente. Il cacao nella caponata? Aspetti che c'è adesso un po' la, la linea è ballerina, abbiamo detto che è in treno. Ma la domanda è, mette il cacao nella caponata? No, no, cacao no. Niente, nella caponata no, scusa. Zero cacao. Quindi, Camperi, sì. La notizia è che a casa alla russa a, a Pasqua si mangia l'insalata russa. Beh, questo sì, c'è... sembra, l'insalata russa è una caratteristica di casa mia. Cioè l'insalata la russa. La ricetta di mia mamma, di quando era viva mia mamma. Certo. Senta, ma l'ha regalato l'uovo a Giorgia Meloni per Pasqua? Quest'anno? No, non te l'ho regalata, no. Certo, certo. Presidente, veniamo io e Lauro a mangiare al Senato. Sì, ma no, ma lui è a casa. Con molto piacere, certo, certo, con piacere. Sì, sì, sì. No, senta, Presidente... Certo, va un po' via la voce. Insomma, grazie Presidente La Russa, seconda carica dello grazie. Stato. Buona Pasqua, Presidente. Buona Pasqua. Aspetta, aspetta, vediamo se torna, che vi voglio salutare. Ecco, bene. Qua ci siamo, Presidente, buona Pasqua. Ecco. Grazie, ricambio veramente. Buona Pasqua, una Presidente. Grande Pasqua, ricordate che la Pasqua, come ho detto, se... mi sentite o no? Sì, la Pasqua è... Peccato perché volevo raccontare. No, no, aspetti, aspetti, Presidente, ce la sentiamo. La, diceva la Pasqua è... La Pasqua è una festa religiosa, la Santa Pasqua, ma nella mia memoria la festa è soprattutto la festa della pace tra gli uomini. In Sicilia sempre, quando abitavo in Sicilia, era molto piccolo. Bambino, la Pasqua si celebrava di mattina all'ora di pranzo circa. Si dice sciogliavano i campani, cioè slegavano le campane che erano legate per il periodo precedente alla Pasqua, e le persone che si incontravano per strada, anche solo conoscenti, si abbracciavano, e coloro che avevano motivi di lite o di astio, in quella occasione facevano la pace. Pace. Era il giorno di Pasqua e sarebbe un'usanza da riprendere. Presidente La Russa, è tra i popoli, è tra i popoli. Grazie, buona Pasqua, Pasqua, Presidente. Arrivederci. Viva l'insalata La Russa, arrivederci, salve. Le piace La Russa? Molto. Molto. Lei piacciono tutti, ma mi diceva di Elish Line, prima non ho capito. Perché no, non riesco a capirla quando fa ragionamenti, non riesco a seguirla. Che piatto potrebbe essere Elish Line? Non lo so, forse magari non so. Un... pecora e calamari. Pecora e calamari, che piatto è pecora e calamari? Scusi. È un piatto che va di moda. Ma dove va di moda? Va di moda dappertutto. Dappertutto, pecora e calamari. Senta, invece Giuseppe Conte? Giuseppe Conte prima all'inizio è stato più intelligente di Elish Line? No, di l'altro presidente. Di Giorgia Meloni? No. Di quale presidente? Dopo Conte chi c'è stato? Draghi. Draghi, dopo di... ecco, è stato forse più intelligente di Draghi, perché ha aiutato, dal mio punto di vista... Sì, durante il Covid. Sì, ha aiutato un po' di attività commerciale. E che piatto le fa venire in mente Giuseppe Conte? Ma non so, potrebbe essere... ecco, un gelato. No, gelato, un serpente di cioccolato che fanno nelle Marche. Un serpente di cioccolato? E perché un serpente di cioccolato? Perché è buonissimo, perché c'è di tutto, c'è il candito, ci sono le mandorle, sono qualcosa di inarrivabile. Quindi le piace anche Giuseppe Conte? Sì, vedi, un politico che fa una cosa giusta, certo, fatta bene, sì, sì, che aiuta il nostro paese, cioè non dobbiamo guardare quelli che hanno denari, guardiamo quelli che sono poveri. La fascia media è saltata tutta, lo sai? Ma lei a chi vota le europee adesso? Non lo so, non voto per nessuno. Tipo? Non lo so, non mi interessa. Cioè non va a votare? No, ma perché tanto siamo numeri, siamo molto pochi rispetto, ho capito, ma se... rispetto alla Francia, rispetto alla Germania. Ma se uno dice così, votiamo ancora meno, scusi. Ma tu, scusa, hai visto mai un filmato degli allevamenti intensivi? No, però cosa c'entra? Sì, li ho visti, certo. Vabbè, li ho visti. Ma cosa c'entra con le elezioni? Peggio, perché in Polonia c'è il più grande allevamento di polli che fanno pietà. Quindi le dice, noi siamo dei polli come un allevamento intensivo. Tu non hai visto mai un maiale a 6 zampe? No, no. Però c'è un maiale a 6 zampe che gli danno tutti questi
antibiotici. Ha sentito che bravo la russa che da bambino ha evitato la macellazione dell'agnello. È vero, bisognerebbe fare così. Lei nel suo menù di Pasqua, sentiamo il menù di Pasqua del re degli chef Vissani. Però io non voglio, ascolta. No, voglio sapere il menù di Pasqua. Vabbè, ma mi fai finire di parlare? No. Perché uno non può fare... Ragazzi, noi abbiamo una tradizione millenaria, partiamo 2000 anni. Dall'antipasto, all'antipasto. Un po' di tosse, ma era... Ma no, non mi ricordo quale tosse. Lauro, sei terribile. Io non mi ricordo almeno quello che ho fatto. Ma come non se lo ricorda? Scusi, chi ci vorrebbe uno chef, un cuoco? No, non me lo ricordo perché almeno l'ho fatto un mese fa. Ah, vabbè, ma l'ho studiato un mese fa. Vabbè, ma ho fatto una zuppa di coratella, per esempio. Questo come primo? Come primo, con delle polpette, con ci ho fatto dello yogurt alle fragole. Ci ho fatto tante cose. Ma lo yogurt alle fragole dentro la zuppa alla coratella? Sì, sì. Ma mi sta facendo una cucina un po' fusion. Ma che fusion? Io non so fusion, io vengo a Civitella dei Pazzi. Insomma, ha messo prima, scusi. Ma questi non cantano mai. Non cantano mai. Cantate qualcosa per Vissani, dai. Scusa, via, bandiera pronti. Gialla. Bandiera gialla, dai, che non so perché. Bandiera gialla. Non lo so, manco io. Finché vivrai, vedrai. È bella bandiera gialla. Sì, sì. La sa lei? Sento la bandiera gialla. La sa lei? Sì, la sapevo. Poi sono gli anni miei. Sì, certo, certo. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con la bandiera gialla. Ma perché? Se dovesse suonare una canzone per Berlusconi? Una sola, so che è difficile. O una di quelle francesi che piacevano a lui. Sì, dunque, no? Diciamo che io con lui qualche volta ho avuto l'onore di suonare, lui cantare. Cioè, lei suonava e lui... È successo. Ma c'era anche Apicella o solo voi due? No, è successo in qualche occasione in cui c'eravamo noi, quindi canzoni francesi? Lui cantava soltanto, per esempio... Questa era di Gilbert Bécaud, La pluie du ciel viendra. Quando lei suona, tutta la nostra redazione è là che dicono, cercano di capire che canzone è subito. Beh, però questa si capisce. Sì, sì. Certo. Con un po' di malinconia. Meno male che Silvio c'è, questa è. Però certo, guarda, sì. Rimbalza perché è antisismico. Vai che porta fortuna. No, ma davvero, ma va giù e torna su. Certo, perché quando metto la parrucca poi torna su. Così, bellissimo. Certo. Ma scusa, quando ti lavi i capelli, sì, cioè ti lavi il ciuffo. Si sminchia. E poi torna. Diventa un ciuffetto qui, a volte per scherzo mi metto un pezzo di scotch nero, qua sembro Hitler col ciuffetto. Sì. Certo, è bello stare i capelli. È bello avere i capelli. No, glielo dico. Sì, ma fai il traslochino. Hai ragione. Le prendi da dietro, le metti davanti, dai. Eccomi qua. Oh, bellissimo. Eccomi qua. Meglio. Ce l'ha più lungo del mio. Lo so, ci ho provato. No, ma scusa, Arturo, glielo puoi mettere bene, per lo favore. Lo so, aspetti. Guarda, perché, sì, perché se l'hai messo... È un po' storto, aspetta. Sì, ecco qua, così. Perché... Oh. Ecco. Oh. Bellissimo. La concorrenza sleale. Vabbè, c'ha ragione. Un giorno da pecora single. Anche a Roma, Napoli e Genova gli studenti chiedono lo stop alla collaborazione scientifica con Israele perché nelle università italiane si fa ricerca sulle armi. Il governo respinge le accuse. Figurati se Israele ha intenzione di invadere Rafah con i manganelli. Un giorno da pecora, solo su Radio 1. Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Caffone. E cara e a caro il la mia presidente Giorgia Meloni, oggi con noi c'è... Ma che bontà, quando in cucina c'è Gianfranco Vissani. Ma che bontà, cucina bene con i prodotti sani. Ma che bontà, quando in cucina c'è Gianfranco Vissani. Ma che bontà, Vissani vuole dire qualità. Gianfranco Vissani, il più grande chef italiano di tutti i tempi, qui con noi, signor Vissani. Ma lei lo sa fare l'impiattamento? Sì, mi piace, è bello fare come un quadro di Picasso, di Van Gogh. Ma è più importante l'impiattamento o il cibo? Ma si mangia con gli occhi pure. Ah.
si mangia con gli occhi, però solamente ultimamente tutti questi chef vanno là col bisturi, ci mettono 3 ore per fare un piatto, ma preferisco mangiarmi una carbonara. Ma tipo chi sono questi chef che vanno lì col bisturi? Cioè, secondo te io vengo a un giorno da pecora per dirti che sono... una domanda, nel senso... tu hai una domanda cattiva. Sì. Domanda. Senta, a proposito degli occhi, è meglio, potendo scegliere, no, il cibo o il sesso? Preferisco il sesso. Sì. Solo che il sesso fino a un certo punto poi si smette, mentre il cibo si può continuare a mangiare. No, continui sempre col sesso tutta la notte, se ti piace. No, non tutta la notte, pensavo la vita, nel senso che a un certo punto della vita appende le scarpe rosse al chiodo. Ma non ci pensa proprio. No. Andiamo avanti con la trasmissione. No, chiedo, nel senso, quindi hai bevuto oggi? No, non ancora. Nel senso, quindi è meglio il sesso del cibo? Il sesso. Cosa sta leggendo? Niente, non sto leggendo. No, non mi hai fatto una domanda, è distratto. Ho detto meglio il sesso o il cibo? È meglio il sesso. Perché? Perché, ma senti, io ero una volta su un albergo. Sì. Ero a Parigi. Si può dire? A Parigi, un albergo. No, stavo lì con una signora. Certo. Va bene. E mi regalarono un chilo di caviale. Chilo di caviale. Io stavo sul letto, l'ho mangiato tutto. Sul letto? Guardando lei negli occhi. E non si è sporcato il letto col caviale? Non ci pensa proprio. No. Chiaiate di caviale. Non ho capito cosa c'entra questo aneddoto con la mia domanda. Lei dice si possono fare unire le cose. Però se, dovendo scegliere, lei preferisce... Il sesso penso che è una cosa che va al di là di ogni... Del cibo. Di ogni cibo, di colombe, cioccolati... Insomma, ragazzi, non ha limiti il sesso. Bene. Senta, qual è il cibo proprio a cui non può rinunciare? Fa un po' paura a me questa immagine qui. Comunque. Ma un risotto alla milanese? No, uno, non mi facciamo la lista. Vabbè, uno. Una cosa proprio per cui... Una matriciana, una carbonara, un cacio e pepe. Un cacio e pepe, una? Uno. Qual uno. È il suo record di pasta asciutta? Però non voglio... Cacio e pepe e carbonara con la crema? No. Le odio. Ecco, questo proprio perché c'è chi fa la cacio e pepe con la crema. È vero, fanno senso. E quindi? Non dobbiamo fare, perché il cacio e pepe lo faceva Cici Nardone. Chi? Cici Nardone. Nardone, salutiamo. È vero, un grande ristoratore. Salutiamo Cici. Lui cucinava spaghetti e addirittura quando lui li andava a mantecare... Sì. Con i guanti mantecava col pecorino e il pepe, ma tu devi sentire, questi spaghetti erano tutti incollati col pecorino. Mm-hmm. Oggi fanno questa crema che è veramente odiosa. Senta, qual è il suo record di primi? Cioè quanti primi ha mangiato di seguito? Ma no, io faccio per esempio le fettuccine che facciamo noi in Umbria con i ragazzi di pollo, sono meravigliosi. Oppure magari i pisci, mangiate mai i pisci? I pisci, certo. I pisci, quelli lì proprio all'aglione, sono meraviglioso. Senta, è arrivato il menù di Pasqua, perché lei non lo sa il menù di Pasqua in diretta su Rai Radio 1 il menù. Io ti dico diamo dei consigli a chi deve cucinare all'ultimo è difficile il mio menù. È difficile, lo so. Sì, ma no, ragazzi, io non faccio il pollo alla cacciatona. Ah no? Fare una cacciatona lo faccio nei territori. Sì. Per esempio, battuto di gamberi bianchi. Sì. Con una zuppa di lenticchie, aglio, rosmarino, mantecato di baccalà. Una linea del fondo bruno alle mandorle. Ah. Ma questo è tutto infighettato, fa anche lei la cucina tutto un po'... No, questo è infighettato, ma se mangia. Questo è uno stuzzichino, eh? Ah, è uno stuzzichino. È da fare così, eh? Ah, piccolo, sono quelle proprio... che uno dice, vabbè, passiamo... Io ti dico un piatto forte? Piatto forte, se non... Adesso ho chiuso WhatsApp e non la... No, io fermo. Sì. Piatto forte per Pasqua, consigliato da Vissani. Anolini piccolissimi. Che sarebbero della pasta. Con avocado e salmerino. Vede che è tutto infighettato. L'avocado anche, nella pasta mi mette... No, l'avocado va nell'impasto col salmerino. Col salmerino. Salmerino è un pesce nobile. Certo. Salmerino, poi quelli rosa. Pensa che i maschi sono di un colore straordinario. Cioè? Sono rosa, blu, rossi. Io quando li vedo mi ci tuffo, me li prendo al volo. Nei salmerini? Sì, c'è un pescatore. Ma dove si tuffa? Nel Trentino c'è il mio amico Diego che mi fa vedere questi salmerini, io divento matto. Certo. Adesso con noi c'è Andrea Crisanti. È Caruccio Uccio, yeah, è Caruccio Andrea. Andrea Crisanti, senatore del PD ed ex Virostar. Signor Crisanti, buongiorno.
buongiorno a lei, Giorgio, come sta? Bene, bene. Buongiorno, signor Ghisanti. In studio con noi c'è il signor Vissani. Sì, vi conoscete, il più grande chef italiano di tutti i tempi. Beh, guardi, devo dire, una volta sono stato pure al suo ristorante, una bellissima esperienza, però da non rifare perché costa tanto. No, ecco. Ma perché, aspetti, che quanto ha pagato il signor Crisanti da Vissani? Ma guardi, non mi ricordo, comunque tanto. Ma più o meno. Comunque era buono, ne valeva la pena, Scusa, valeva la pena, però, ma ecco, era solo in compagnia. Ero in compagnia, quindi è stata una bella esperienza. Ma tanto tempo fa, una bellissima vista sul lago, eravate scusa, in un bellissimo ambiente. Scusa, però... scusa. Ma lo sistemiamo. Sì, dottor Crisanti, sì. Per piacere, è inutile che viene a mangiare da Vissani per conquistarsi la femmina. Ma no, ma esatto. Da Gigi Loaio. Ma se fate tutto, ho capito, però, insomma, lei è sposato da... Ma hai dormito pure lì? No. Ah, ci credo. A Perugia a quel tempo, quindi. Scusi, ma è andato con sua moglie, professor Crisanti? Andò? No. Beh, era tanto tempo fa, prima di mia moglie. E chi era, scusi? Ma questa... che ti frega, te? No, ma scusi. Beh, non se lo di tutto, no, basta, non dico più niente. Vabbè, ma è prescritto, insomma. Lei non se lo ricorda quando venne Crisanti perché non lo conosceva ancora. Senta, ma sento l'eco della villa. Dov'è? Dov'è, professor Crisanti? Nella casa di campagna. Cioè, che non la villa quella che stiamo ristrutturando. Beh, sì, lei la chiama villa, però insomma è una casa di campagna. Cioè, ecco. quella casa che stiamo ristrutturando in Veneto, che abbiamo messo a posto in Veneto, quella. Sì. Ma sì, è appena aperta o l'ha aperta da quanto? Ma diciamo, mi sto spostando sta settimana. Bene, sì. Bene. Senta, e quindi passerà Pasqua lì, professor Crisanti? No, vado da mia suocera. No. Perché non paghi lì? No, ma la smetta, cosa succede? Aiuto! No, è comparso Bonelli. No, togliete questa immagine, via. Siete, torniamo da Crisanti, scusate. C'è stato un momento così, non so, guardi, ha visto anche lei? Cosa ha visto? Ho visto che è partito Crisanti. Un altro. Senta, mi dice una cosa, ma perché prima mi ha fatto degli esempi troppo complicati. Mi fa tre esempi sui leader di centrodestra su dei piatti più accettabili. Cioè Giorgia Meloni, che è un piatto proprio... Carbonara perché? Perché penso che sia, va bene, c'è l'uovo, c'è il pepe, c'è il guanciale. Sì, quindi una carbonara. Una carbonara, c'è il pecorino, poi oggi qualcuno ci mette la panna, ci mette, invece noi niente. Ci mette il parmigiano. Matteo Salvini invece? Matteo Salvini lo possiamo fare, non so, un risotto alla milanese. Un risotto alla milanese, certo, milanese. Tagliani? Italiani potremmo fare una bella matriciana. Bella matriciana anche lui. Tanto cerchiamo di ricollegarci con il professor Crisanti, senatore del Partito Democratico, che è scomparso improvvisamente dai nostri radar video in questa puntata pre-pasquale, perché poi noi torniamo. Ma dov'è Crisanti? Martedì Crisanti era a casa sua, adesso compare. Le manca già? No, le manca perché lui va a mangiare dalla socia perché non paga furbo. No, ma non credo. Guardi, l'ha detto con una voce disperata il professor Crisanti. Professor Crisanti, c'è di nuovo. Eccoci. Sì, lei ha parlato di mia suocera, è caduta la linea. No, è lei che ha parlato della suocera. Troppo forte. Ah, il telefono ce l'abbiamo? Sì, niente video. Senti, ma poi, vabbè, mia suocera è molto simpatica, però c'è questo problema che ha votato Meloni. Sì, lei deve fare la Pasqua, Santa Pasqua a casa di sua suocera che ha votato Meloni e ogni volta glielo rinfaccia. No, me lo ricorda. Certo. Senta, ma suocera sta a Roma, dove sta? A Roma. Certo. Mia moglie viene da Londra. Ma dottor Crisanti, rivive ancora qualche volta a Perugia? Sì, ogni tanto ci passo, ho degli amici, ancora dei rapporti molto validi. Senta, ma nel suo menù di Pasqua... Se invita vengo, certo. Vissani. La invita? No, ma lo vedi però, vuole essere invitato. No, invita ma paga, dico. Certo. Senta, professor Crisanti, c'è l'agnello nel suo menù di Pasqua? Sì, c'è l'agnello, ma lo sai che io a Pasqua ho sempre un forte senso di colpa, perché quando ero piccolo e mia nonna aveva delle terre in Valdorcia, e ricordo sempre, avevo tipo 7-8 anni, avevo passato tutta la serata
a giocare con Agnellino e poi me l'hanno presentato il giorno dopo a cena, pranzo. Certo. Non rida lei. E quindi però traumatizzato da sta cosa. Beh, insomma, traumatizzato, però lo continua a mangiare, professor Crisanti. Guardi, in quell'occasione non l'ho mangiato, però poi non ho mangiato niente, ho dovuto mangiare la sera. Certo, cosa. Sì. E no, non pensa che quindi lo mangia, non è vegetariano, non pensa che non bi. No, non sono vegetariano. Ma guardi, io rispetto i vegetariani, però non sono vegetariano. Che mangia, agnello o capretto, dottor Crisanti? Ma guardi, agnello, mia socia mi piace più l'agnello. Ma no, in tutti i modi, dottor Crisanti, ognuno per Pasqua mangia quello che vuole. Anche fruttariani adesso. Certo, anche il menù vegetariano. I fruttariani che, non lo so. Non la smetta, cosa vuole dire? Ma no, veramente che hanno rotto. Ma chi hanno perché rotto? Perché fa cadere la frutta per terra e dopo che sta per terra tu te la mangi. Ma io non lo so, io mangio la frutta che compro. No, quella che va per terra, fruttariani. Ma non lo so, comunque senta, ma preferisce l'uovo o la colomba, professor Crisanti? Ma senta, a me veramente piacciono tutte e due, però l'uovo lo voglio al fondente, il cioccolato fondente. Il cioccolato al latte non mi piace molto. Ma c'è il fondente di sinistra e al latte di destra? Che è così? No, non sapevo. Senta, professor Crisanti, lei che bazzica spesso a Padova, è anche amico della professoressa, della dottoressa Viola, no? La conosco. È stato lei che gli ha proposto la candidatura alle europee per il PD che invece lei ha rifiutato? No, ma gliel'hanno guardi, manco sapevo che gliel'avevano proposta. Sì, niente, non le dicono mai niente. Proposto e lei ha rifiutato, sì. No, forse niente. Pensa di non essere eletta, non lo so. Senta, perché là il problema dell'Europa è che ci stanno le preferenze, esatto, e quindi la gente te deve votare. Sì. È un problema non da poco, certo. Guardi. Sì. Lei si candida, professor Crisanti? Ma chi scherza? No, infatti. Chi la vota? Senta, guardi, ricordo che io ho preso una barcata di preferenze, non sono stato eletto all'estero. Senta, la professoressa Viola, c'è questa polemica sul vino, no? Che dice dobbiamo bere solo acqua perché le bevande zuccherate e l'alcol indeboliscono la barriera intestinale e favoriscono l'infiammazione. Lei è d'accordo, professor Crisanti? Ma assolutamente no, io non capisco come è uscita questa stupidaggine. Dice che è una stupidaggine? Io penso di sì, ma che scherza, ma non, senza dubbio, guardi, non ci stanno evidenze scientifiche che dimostrano che il vino fa male se non in dosi chiaramente elevate, perché in dosi elevate fa male tutto, comunque il vino fa male in dosi elevate. Però sempre la professoressa Viola dice che dobbiamo dire che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è una soglia di protezione dell'alcol, però nel senso, insomma, guardi, non è possibile dire se io bevo due bicchieri al giorno non mi succede niente. No, esatto, guardi, oddio, a lei non so mica, comunque diciamo. In generale no, non succede niente. Certo. Però guardi, però è anche vero che le persone differiscono per la capacità di metabolizzare e neutralizzare l'alcol. Sì. Per esempio gli orientali o anche alcune tribù del Sud del Nord America non metabolizzano l'alcol, quindi bastano pochissime dosi per provocare ebbrezza. Si ubriacano, i giapponesi si ubriacano subito. La capacità di alcuni enzimi di metabolizzarlo. Senta, ce l'hanno. C'è una domanda del signor Vissani. Dica. No. Lo sa che ultimamente potrebbero fare il vino chimico, cioè per esempio prendiamo una bottiglia di Barbaresco, lo so, ma potrebbero, ascolti, prendono una bottiglia di Barbaresco e ti fanno la stessa bottiglia a un prezzo prezzo del Kaiser. No, ma ascolti, tra la carne chimica, la robotica, le farine false, io mi sono rotto un po' le palline. Però guardi che signor Vissani, la carne sintetica, come dice il suo collega Locatelli, dice di la mangiasse lui. No, che se non la facciamo noi poi la dovremo comprare da altri. Ma non mi interessa, io voglio la costata, voglio la carne, voglio il filetto, voglio il grasso, voglio il midollo, voglio lo schienale. Ma con la carne sintetica si rischia anche meno inquinamenti, meno questo non è detto, perché bisogna vedere quanto ci vuole.
cosa è costruito tutto il macchinario. Cioè anche lei è contrario alla carne sintetica, professor Crisanti? Ma non è che sono contrario, non so, né favorevole né contrario. Ho capito, questa è la posizione del PD classica. È soltanto una curiosità. Ma lei l'ha mai mangiato? Le polpette, dottor Crisanti, le polpette che stia buono. Gli insetti, ti faccio mangiare gli scorpioni. Ma se uno vuole mangiare l'insetto, mangia l'insetto. Lei li ha mai mangiati gli insetti, professor Crisanti? Io sì. No, ma me l'ha fatta mangiare lei quella. Era buoni. Buone è una parola grossa. Senta, professor Crisanti, l'ultima cosa. Quando nel PD c'è questo dibattito sul campo largo, le chiedono mai un parere a lei o la ignorano? Mi ignorano, chiaramente. Totalmente, giustamente, certo. Professor Crisanti, grazie, buona Pasqua, arrivederci. Buona Pasqua. Senta, quindi se la siamo già presa con tutti, che fruttariani, con le... No, io non gli ho detto niente, i fruttariani è una cazzata. Non è una cazzata. Sul Duomo di Milano, ma dai, su. Ognuno c'ha il suo... Ma come fanno a vivere? Ognuno vive con le sue credenze, insomma. Adesso con noi, che l'abbiamo già visto prima, c'è... Bonelli. Che puntata. Angelo Bonelli. Aspetti, c'è Bonelli, sa, Angelo Bonelli, leader dei Verdi, lo conosce? No. Come non lo conosce? No, l'ho visto. Dove l'ha visto? In giro. In giro dove? È venuto nel suo ristorante? Bonelli è caduto. No, non è che è caduto, la linea. È caduta la linea. È quello, sì, Bonelli è sempre in piedi. È caduto Bonelli. Oh, ricantano! Hai visto? Eccolo qua, signor Bonelli, buongiorno. Leader di Europa Verde, portavoce e deputato di Alleanza Verde. Verdi e Sinistra, come sta signor Bonelli? Io sto bene, lei? Bene, lo conosce il chef Vissani? Come no, sono andato a mangiare il suo ristorante tanti anni fa. Ah, quando c'aveva più tantissimi soldi? No, adesso c'è un sacco di soldi Bonelli. Mi aveva lasciato la ragazza, allora dovevo un attimo impazzire, sono venuto da lei. Bravo Bonelli, bravo, un applauso, troppo simpatico. Scusi, signor Bonelli, la molla la fidanzata e lei c'è chi si deprime, c'è chi va a fare shopping compulsivo, c'è chi va a mangiarsi un chilo di gelato, lei è andato da al ristorante di Vissani. Da solo? Sì. Ho coinvolto un amico. Mi ricordo ancora. Ha recuperato un po'? Avevo preso il cervaro. Un vino bianco. Sì. E ci rimasi male. Perché? Perché Vissani mi disse: ottima scelta, però avrei cambiato l'annata. Certo, perché che annata prese, signor Bonelli? Non me lo ricordo. Quanto spese, signor Bonelli? Dagli tu! Chiedo per sapere, quanto spese? Potevo prendere l'aereo per andare a Londra. Cioè, poteva prenderlo. Ma erano quelli col cash and carry? Sì, cash and carry, certo. Cioè, quelli lì... Io ho capito metà delle parole di questa puntata, glielo dico, signor Vissani. Comunque, ha speso parecchio. Insomma, signor Bonelli, lei, tra l'altro, oltre a essere l'uomo inquietato dallo sguardo di Giorgia Meloni, ormai è diventato famoso nel mondo, si dice che sia anche un grande cuoco. Nel mondo, esagerato. Wall Street Journal, all we can eat. Cioè, wow. Americano, tu mi hai provocato un po' a mettere magno. Scusi, signor Bonelli, dico, ma lei che è un grande cuoco, cosa cucina a Pasqua? Guardi, c'è un piatto che la mia mamma... Sì. Mi aveva insegnato, che a me piaceva tanto, come tutti i piatti umili, cioè. È già prevenuto. Lo dico subito. A me piace fare spaghetti aglio olio, pane raffermò, quindi pane grattato. Pane grattato e una spruzzata di pecorino. Ma a Pasqua? È like an orgasmo. Cioè, ha capito? Sì. Sarebbe come, diciamo, un momento di grande soddisfazione sessuale. No, a me piace tanto, che le devo dire? Ma lei a Pasqua si fa l'aglio e olio, il coso, tanto si è fermato. A Pasqua. Gli piace. Ma è come il fruttariano che ci mangia. Ma cosa c'entra il fruttariano? Ma neanche ne ci mette. Aspetti, che è caduto Bonelli, ha capito? Bonelli si fa la. È caduto Bonelli. No, ma ancora. È caduto. Dove è caduto? In un tombino. No.
quello era un altro, questo era Bombini di Ghisa, è un'altra cosa. Che puntata oggi, no, signor Bonelli, ecco, dicevo, ma a Pasqua lei cucina gli spaghetti aglio olio con la spruzzatina di coso? Perché siamo in un, cucino quello che mi sento di cucinare, è questo l'anima, sì chiedevo, no e invece tra io sa perché mi piace cucinare, mi piace anche lavare i piatti, sì, perché mi rilasso, certo. Entro in sintonia con me stesso, metti il meglio di te stesso, a prescindere da quello che poi cucini. Cosa dice? Di dov'è Bonelli? Bonelli è un po' due di Ostia, però poi è un po' apolide. Posso dire io, perché io devo dire lei? Vabbè, no, glielo dica lei, dica lei. Papà è siciliano. Poi? La mamma è di origine francese, Costa Azzurra, Nizza. Io sono nato e cresciuto a Ostia, la bellissima Ostia. Però c'è una bella parlata, Bonelli. Sì. Bonelli. E poi, scusi, signor Bonelli, e poi di secondo... canto gregoriano no, però, Di prego, secondo dai. Cosa cucina a Pasqua? Canto gregoriano? No, dico, dopo gli spaghetti aglio olio con il pane raffermo e la spruzzatina, cosa cucina di secondo a Pasqua? Allora, se l'amico mio di Ostia, che c'ha anche la barca, sì, e mi rimedia le cose, pesce. A me piace molto il pesce. Che pesce vuol fare a Pasqua, signor Bonelli? Guardi, ci sono dei molluschi che sono degli indicatori biologici. Sì. Per esempio, che tanti anni fa Ostia erano scomparsi, adesso sono tornati, ricomparsi. Le mitiche telline. Le telline. Ma dai, Bonelli, cioè io 2 ore per mangiare una mezzo di 5 grammi di telline. Perché sei impaziente, Vissani. Lo so, ma pazienza. Io ho capito. Infatti, quando prendo una cosa la voglio subito, se no mi stufo. Il dibattito tra l'impaziente Vissani e l'inquietante Bonelli è oggi proprio al meglio. E poi di dolce, signor Bonelli, uovo o colomba? Ma sa, è mia figlia, per cui quindi, come faccio a non avere le uova, certo, le uova di cioccolata? Ma le fa lei o le compra già fatte? No, non sono capace a farle. Il dolce non è capace? Oddio, potrei anche dilettarmi a farlo, non ci ho pensato, penso che nulla è impossibile. No, senta, l'ha regalato adesso l'uovo? Mi ha dato un'idea, l'ha regalato l'uovo a Fratoianni? Sì, vabbè, l'uovo a Fratoianni gli regalo, dai, no, su. E che gli regala Fratoianni? No, nel senso, non lo so. Ma no, ma chi gli devo regalare? Ah, Fratoianni, che ne so. Vabbè, signor Bonelli... Un chilo di orecchiette. No, perché lui è stato in Puglia tanti anni. Dico, signor Bonelli, grazie di questo affresco, di questo... Ma l'agnello non lo mangia lei? Ah, così, veloce? È stato così indolore? Ma cosa voleva dire ancora? L'agnello lo mangia. Agnello capretto? No, l'agnello non lo mangio. Che è vegetariano? No, come avete visto ho detto il pesce, ma la carne non la mangio. Carne no, insomma. Signor Bonelli, grazie per questo buona... Lei fa la gita a Pasquetta fuori porta? Mi viene a trovare, signor Bonelli? Perché? Non credo. Con Cervaro? Sì. Se la lascia qualcuno. Quando, va bene, quando vengo con mia moglie e mia figlia. Sì, quando si va lascia bene, con sono contento, venga che la trattano bene, così prendiamo per culo Lauro. Quando si lascia con Fratoianni va da Vissani. Grazie Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra, portavoce di Europa Verde. Senta, è stata una puntata tremenda, signor Vissani. Sentiamo il nostro CD. Ma perché dici questo? No, tremenda, nel senso... Ho detto prima il volo per... Per Londra. Per Londra, ho detto Cash and Carry. Io volevo dire, quelli a mezzo prezzo. Sentiamo il nostro CDM, il nostro Due Meloni, cosa ha capito di questa puntata pre-pasquale? Vissassassassassani, lui vuole solo ingredienti italiani. Vissassassassassani, la Manitoba te la mangi te domani. Lui dice no alla carbocrema, alzo il pensiero trema. Sti 100 euro e pagali l'euro e portaci anche a noi. Ha capito. Il CDM è così, mi costa più con loro che la visita a Roma. Non l'ho capito? Mi costa più a loro che la visita a Roma. Eh sì, certo, che visita ha fatto a Roma? Non lo so, c'erano 12 chilometri, 20 chilometri di fila. Lo so, ma è il bello dell'Italia che si muove, che va in vacanza, che ci sta ascoltando in questo momento per radio. Vi auguriamo buone vacanze, buon percorso. Posso via cocomeri? No, sono meloni questi. Meloni, li vuoi portare via? Perché i cocomeri tu li abbiamo mangiati? A Sora. Chi c'era a Sora con noi, se lo ricordo?
Rachele. Rachele, ma non solo, anche... No, chi c'era d'altro? Non lo me ricordo. C'era Bella Gente. Bella Gente. Bella Gente. C'era Miriam, se la ricorda? C'era Miriam. Salutala adesso. I cannellini. Gli manca un dentino. Ah, ma no, dice i cannellini di Atina, si ricorda? Sì, sì. Quello che sta a fare con le mani. Il nostro regista dice fate calma perché mancano ancora alcuni minuti, ma l'ho capito. Insomma, il pecorino di Picinisco... Se, sì, il pecorino, ma i cannellini sono buoni. Fatele all'olio d'oliva, certo. Così un'insalatina. Sentirate la notte come dormite bene. Sentirate come dormite bene la notte. Ma lei non c'ha mai il peso? Non prende mai qualcosa quando va a dormire? Un po' di... No, no, io sto benissimo, mi riposo. Digerisce bene? Digerisco bene e poi dormo da solo, io non c'ho più nessuno. Tu no, mi dispiace, ma le scarpe rosse. Insomma, signor Vissani, grazie di questo puntata pre-pasquale. Ci ha raccontato di questo meraviglioso pranzo di Pasqua. E cosa vogliamo dire d'altro? Non lo so, io a me mi piace la gianduia al sale, a Rachele gli piace pure. Sì, ma la gianduia al sale sarebbe? Gianduia, gianduia con le nocciole. Dolce. Gifuni, che sono le più grandi nocciole d'Italia. Sì. Se no andiamo in Piemonte. Ma adesso? Adesso. Adesso andiamo in Piemonte, ma ha trovato traffico venire qui a Roma? Vuole che ci andiamo in Piemonte e ci mettiamo una vita? Ma berranno loro qui, qui a Roma. A Roma, i piemontesi. Sì, però quando mangi un cremino... Sì. Di gianduia al sale impazzisce. Tu impazzisci, devi trovare subito l'amore davanti, se no è finita. Ma io quando devo mangiare un dolce devo bere qualcosa subito insieme. Non riesco proprio a mangiare il dolce senza bere qualcosa di alcolico. Prendi un Barolo Chinato, un Bagnus. Il rosso non mi piace. Beh, vabbè, ma sono abbinati per i dolci. Senta, chi è l'ultimo politico che è venuto a mangiare da lei? Ma non so, io ero molto amico di Gianni De Michelis. Sì, ma però lo so, capito. Amico capito. Di ma non D'Alema. So, c'è stato D'Alema. Sì, ma ho capito, ma siamo passati tanti anni fa. D'Alema? D'Alema. Ma D'Alema viene spesso, poi ci sta, come si chiama? Ci sta chi? Matteo Salvini. Matteo Salvini viene? Matteo... Con la signorina Verdini? Poi io sono molto amico. Ma gli fa pagare o gli fa sconto? Insomma, non viene Salvini, offre. No, ma poi c'è anche Crosetto. Sì. Crosetto, ma Crosetto le mangia tutto il ristorante? No. Crosetto è una persona straordinaria. Viene anche Crosetto. Penso che sia uno dei più grandi politici che abbiamo di tutti i tempi. Grazie a Gianfranco Vissani, il più grande chef di tutti i tempi. Chiamatelo a Masterchef a fare il giudice. Noi, grazie a Dio, torniamo martedì qui in diretta su Rai Radio 1. Perché lunedì non ci siamo perché è Pasquetta. E questa è Rai Radio 1. Questo è il giorno da pecora. Quando ci vediamo io e te? Ma spero più tardi possibile. Perché? Ma perché ci siamo visti adesso, per un po' non ci vediamo. No, tu chiama che io vengo. No, ma non si preoccupi, la chiamo quando c'è bisogno. Che paraculo, ciao. Grazie, arrivederci, questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che... Dica qualcosa, che... L'ultima parola, buona che... Buona Pasqua a tutti. Che... Buona Pasqua a tutti. A tutti. Buona Pasqua. A tutti.